Segretario, in che cosa consiste questa vostra proposta per il risanamento dei debiti della pubblica amministrazione? Ma è un impegno che ci prendiamo. Ora cosa sta succedendo? Che qui saltano un sacco di piccole imprese e quindi si perde lavoro. È uno dei problemi fondamentali è la liquidità. La pubblica amministrazione non paga, questo è dato. Bisogna che per rimettere in moto il circuito cominci la pubblica amministrazione a pagare. Quindi bisogna trovare le risorse. I mercati sanno bene che questi sono soldi dovuti dallo Stato, non è una novità. Lo Stato ha dei debiti verso le piccole imprese che dovrà prima o poi pagare. Quindi noi pensiamo che sia opportuno emettere dei titoli dedicati, quindi riservati a questa operazione, per un valore di 10 miliardi all'anno per 5 anni. È una cosa ragionevole e sostenibile e che credo comincerebbe a dare un po' d'ossigeno alle piccole imprese, quindi aiutarci a dare un po' di lavoro. I mercati sono preoccupati che noi non troviamo delle chiavi per crescere un po'. Cioè la preoccupazione che c'è in giro è questa, cioè che l'Italia ha un'economia troppo bassa, non produciamo occupazione, non produciamo reddito, siamo in recessione forte. Ecco, quindi il mondo ci sta chiedendo certamente solidità, rigore, certamente stabilità nei conti, ma ci sta chiedendo di trovare delle chiavi per mettere in moto un po' di crescita. E noi non possiamo assistere a una moria di piccole imprese come sta avvenendo adesso. Ho già detto di un piano di investimenti necessari come finanziario per cominciare a dare un po' di lavoro e rimettere un po' in sesto le nostre scuole, i nostri ospedali. Dico oggi per quel che riguarda i pagamenti della pubblicazione delle piccole imprese, nei giorni prossimi dirò altre cose su questo tema che si chiama lavoro, istruzione e formazione, scuola, sanità, sociale, cioè queste cose, perché poi credo che la vita delle famiglie sia fatta di queste cose.